Pomeriggio di fine febbraio del 2006, proprio qui su questo stesso campo, morì Giorgio Castelli, un calciatore dilettante, un ragazzo come tanti altri. Giorgio stava ultimando l'allenamento insieme ai suoi compagni del Tor Sapienza, quando improvvisamente fu colto da un malore. Cadde a terra e morì poco dopo per un arresto cardiaco, sotto lo sguardo dei suoi due fratelli Alessio e Valerio. Per alleviare la sofferenza di un lutto così grave, la famiglia fin da subito istituì una fondazione che da anni lotta per sensibilizzare l'opinione comune sull'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari, soprattutto in ambito calcistico. La fondazione insegna a persone come me e come voi come praticare un massaggio cardiaco, come utilizzare un defibrillatore e come sia possibile per una persona normale, benché totalmente inesperta di medicina, salvare una vita. Questo documentario è dedicato a tutti coloro che giornalmente lavorano all'interno della fondazione e a quel ragazzo come tanti altri, quel calciatore dilettante, il cui nome era Giorgio Castelli. Giorgio l'ho conosciuto quando avevo più o meno 11-12 anni. Ma abitavate nello stesso quartiere, a Viale Torpignattara, no? Sì, esatto. Quella zona là, stavamo sempre lì, infatti. Ma com'era Giorgio nella vita di tutti i giorni? Ma Giorgio era timidino, ti trasmetteva proprio l'amicizia, cioè nel senso, lo so che l'amicizia è un po' un concetto astratto, però io se parli d'amicizia, Giorgio. È stato l'amico vero. Giorgio era un ragazzo dolcissimo, bambino dolcissimo e ragazzo dolcissimo. Con Alessio, fratello gemello, quasi si completava. Io ho dei ricordi di Alessio molto fisico, molto vivace, molto esuberante, e Giorgio invece più riflessivo, più calmo, che lo compensava. Giorgio era un ragazzo che giocando a calcio lo faceva in maniera non eccelsa, non aveva delle doti tecniche particolari. Ci metteva più cuore che tecnica, menava forte, quindi a centrocampo non passava nessuno perché chi si avvicinava scappava quando lo vedeva. Aveva delle doti di impegno, di voglia di fare, di coraggio che non tutti i ragazzi avevano, e quindi i suoi compagni di squadra l'hanno chiamato il gladiatore perché insomma, aveva questa forza in più. Praticamente durante una partita, tra l'altro molto accesa, in cui eravamo in vantaggio di poco, durante un calcio d'angolo saltò di testa e si prese di testa con altro giocatore della squadra avversaria. Lui tutto insanguinato, sopracciglio distrutto, voleva continuare a giocare. Noi fe, ma dove vai? Io ero in panchina come medico accompagnatore della squadra, insomma ovviamente lo soccorsi subito, e gli tamponai questo sangue che usciva dalla fronte, e lui si rivolse al mister: mister, tutto a posto, fammi rientrare, voglio tornare a giocare. Lui voleva continuare, alla fine abbiamo dovuto prendere forza, metterlo in panchina, quando che lo tamponava in qualche modo, e lui che da panchina continua a dire dai, però calmo un attimo, sta sanguinando. Ma di ricordi belli ce ne sono tanti, il calcio, la scuola, la pesca, la vita di tutti i giorni, insomma. Ci riportiamo dentro sempre.
Il giorno che è successo sono stato avvisato dalla mamma di un compagno di squadra che avevamo. Devo essere sincero, non me la son sentita di andare a trovarlo, diciamo, prima che, diciamo, che lo trasferissero dall'ospedale, perché me lo voglio ricordare come l'ultima volta che ho visto. Io penso soltanto che ha vissuto un dolore così grande, lo possa descrivere. Noi che abbiamo la fortuna di avere ancora tutti i nostri figli sani, non possiamo neanche immaginare lontanamente quello che un padre, una madre, un fratello possano provare nella perdita di un loro caro. Quando Giorgio è salito al cielo, ha mandato un messaggio ai suoi genitori. I genitori si sono travestiti da angeli e hanno portato in giro per Roma, per l'Italia, per il mondo una volontà di fare del bene, e sono onorato a partecipare alle loro manifestazioni. Queste sono tragedie che cambiano la vita. Per noi genitori soprattutto le cose cambiano. E diciamo che noi abbiamo avuto la forza, grazie anche agli amici che ci hanno, amici veri che ci hanno contornato, di reagire a questa terribile disgrazia, impegnandoci affinché Giorgio continuasse a vivere in quelle che sono poi le opere della Fondazione che a lui è dedicata. Il simbolo della Fondazione è il cuore, ed è stato scelto secondo me non a caso, è la sede dei nostri sentimenti, delle nostre passioni, della nostra generosità. Salvare una vita è possibile, lo possiamo fare attraverso la diffusione della cultura dell'emergenza. Credo che questo sia il messaggio fondamentale che noi dobbiamo rilasciare. Tutti gli amici hanno, me compreso, abbracciato immediatamente l'intuizione della famiglia Castelli con la costituzione della Fondazione Giorgio Castelli Onlus per fare qualche cosa di veramente concreto nell'ambito della prevenzione delle malattie cardiovascolari e soprattutto anche nell'ambito dell'istruzione a chi non è medico, a chi non è sanitario, a chi non è infermiere, nella rianimazione cardiopolmonare e nell'uso del defibrillatore. Su un episodio triste è nato qualcosa di veramente meraviglioso. Corso BLSD è il corso che si fa per mettere una persona in condizioni di riportare in vita una persona che ha avuto un arresto cardiaco. Si insegna a colui che sarà poi un esecutore di BLSD, che è un acronimo che significa soccorso vitale di base e defibrillazione, un acronimo, si insegna intanto a riconoscere l'arresto cardiaco, che ha dei segni ben precisi, e poi a effettuare un primo intervento, che è un intervento fondamentale, perché è quello che consente alla persona colpita dal arresto cardiaco di sopravvivere quel tempo necessario che consente l'arrivo poi del soccorritore professionista. Il corso è aperto a tutti, un corso che non richiede conoscenze pregresse sanitarie di nessun genere. Il corso generalmente è diviso in due parti, cioè una parte teorica dove vengono date delle informazioni di massima, poi la parte più importante viene dopo, nella pratica. La parte pratica è particolarmente curata, infatti ogni persona che opera, ogni istruttore non ha mai più di 4-5 persone da istruire, in modo che possono ripetere numerose volte la procedura, in modo da riuscire a farla alla fine quasi senza pensare, sapendo cosa fare, quasi meccanicamente, una procedura che è importantissima
che venga fatta in un certo modo. 9-10. Respira. È un arresto cardiaco, se noi non lo trattiamo, conduce a morte il 98-99% delle persone che ne sono state colpite. In pratica accade questo, che i primi 10 minuti sono cruciali, perché entro 4 minuti circa subentra l'anossia cerebrale, cioè la mancanza di ossigeno al cervello. La quantità di ossigeno che c'è nel nostro organismo nei primi minuti di un arresto cardiaco sarebbe ancora sufficiente a dare un apporto minimo comunque alle cellule cerebrali. Il problema è che quel poco ossigeno che c'è e che comunque sarebbe sufficiente non circola perché il cuore è fermo. Se tu fai un massaggio sufficientemente profondo e sufficientemente veloce per la legge della dinamica dei fluidi, il sangue gira. Comprimi e schiacci un po' il sangue fuori dal cuore. Rilasci, il cuore si riempie, fai una pompa proprio. Chiama al 118 subito perché prima arriva al 118 e prima tu consegni la persona ancora in vita. 2, massaggio cardiaco, 3, defibrillatore. Questa è la sequenza fondamentale, il nucleo di tutto quello che dobbiamo fare. Dottore Boye, Ahmadine, Mednaton, Fondazione Giorgio Castelli oramai ha un riscontro, ha una rilevanza che è di tipo nazionale. Oltre 7.000 persone addestrate gratuitamente alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare. Ha distribuito più di 300 defibrillatori, il che significa che già ci sono zone, come si dice, cardioprotette. Non dimentichiamo che in Italia abbiamo 60.000 casi all'anno di persone che vanno in arresto cardiaco. I numeri che più ci danno soddisfazione sono quelli relativi alle persone che sono state salvate da operatori addestrati dalla Fondazione Giorgio Castelli. Quante sono le persone che si possono salvare in percentuale? Diciamo che accertato oggi si può arrivare fino al 40%, che non è poco, su 60.000 persone sono 24.000 persone. Veramente siamo in grado di fare la differenza tra la vita e la morte. La sensibilizzazione è il passaggio determinante. Da lì ne deriva che tu metti a disposizione ciò che hai imparato, lo metti a disposizione dell'altro e lo metti nel momento in cui l'altro ha il massimo bisogno di essere aiutato. Se ci troviamo davanti a una persona che si accaccia a terra e noi facciamo tutte le sequenze che ci sono in questa linea guida, le mie mani, queste mani, saranno il cuore di quella persona. E i vostri polmoni sono i polmoni di quella persona. Il defibrillatore viene dopo che si è fatta sensibilizzazione, dopo che si è fatto l'addestramento, e a quel punto allora è giusto che subentri il defibrillatore. Bisogna, per esempio, entrare nelle scuole, far conoscere questo tipo di cultura, far entrare questa sensibilizzazione anche nei luoghi di lavoro, perché si muore di arresto cardiaco anche sul luogo di lavoro. Non dimentichiamo che la cultura dell'emergenza è una cultura di attenzione al prossimo, quindi aumentando quanto più possibile le persone che sono istruite ad utilizzare il defibrillatore e a effettuare una corretta rianimazione cardiopolmonare. Non basta, non è sufficiente sul campo di calcio, lo dovremmo fare tutti quanti come nostro dovere di cittadini. Immagine terribile, guardate il giocatore del Pescara, forse Insigne, che se ne stava andando via. Qua c'è paura incredibile, c'è di mezzo la vita di un ragazzo e qui la situazione non sembra essere, tornata grave. Stanno cercando di massaggiarlo al cuore, avere problemi cardiaci, stanno cercando di rianimarlo. Arriva l'ambulanza, una situazione davvero difficilissima, ai limiti del surreale. Sono momenti sconcertanti. Morosini è fermo a terra. Oddio, speriamo che finisca tutto bene.
Purtroppo è arrivata anche qui la notizia allo stadio Adriatico di Pescara della scomparsa di Pier Mario Morosini, che non ce l'ha fatta. Era andato in arresto cardiaco, lo ricordiamo, dopo mezz'ora dall'inizio della partita, trasportato subito in ospedale, intubato, rianimato in campo in coma farmacologico, ma purtroppo, ripetiamo, è arrivata anche qui la notizia che non ce l'ha fatta. Purtroppo c'è stata la percezione immediata della gravità del fatto e l'hanno subito interpretata così i giocatori, prima quelli del Livorno, poi quelli del Pescara. C'è stata la chiamata subito dell'ambulanza, sono passati e sono sembrati davvero lunghi un'eternità quei 4-5 minuti prima dell'ingresso in campo dell'ambulanza. C'è stato l'intervento di tutti i medici che erano presenti lì, del defibrillatore che ha cercato ed è stato rianimato, perché si era ripreso poco prima di essere sistemato sull'ambulanza che lo ha portato qui vicino all'ospedale Santo Spirito di Pescara. Poi è stato il susseguirsi di un brutto film, le urla dei giocatori, la corsa quasi a trascinare sul campo l'ambulanza che era lì ma ha perso minuti preziosi perché bloccata da un'auto, l'arrivo del defibrillatore, il tentativo di rianimazione sul prato che sembra aver avuto successo e poi la corsa in ospedale, le prime notizie, il coma farmacologico, l'applicazione di un bypass provvisorio per poi valutare i danni cerebrali. Tutto inutile, tutto finito. Il problema, secondo me, nasce proprio dalla carenza di una cultura dell'emergenza e del primo soccorso in Italia. In realtà sul campo di Pescara di defibrillatori ce n'erano anche due, non ce n'era uno solo. Purtroppo quello che è mancato è stata l'abitudine alla gestione di un evento drammatico quale l'arresto cardiaco. C'è un procedimento giudiziario in atto e sarà poi la valutazione dei giudici a determinare eventuali carenze, eventuali negligenze. Il caso Morosini è un caso tragico perché è avvenuto per un ragazzo naturalmente, ma in un campo professionistico, laddove naturalmente si ipotizza che ci debbano essere ulteriori più forti modalità di prevenzione. D'altro canto i defibrillatori sono già obbligatori in tutti gli stadi professionistici, mentre ancora non lo sono nei campi dove si fa attività dilettantistica e di settore giovanile. Parliamo ovviamente della legge Balduzzi, che ancora non è legge compiuta perché manca la pubblicazione dei decreti attuativi, ma sicuramente siamo in dirittura d'arrivo. Io la considero personalmente una vittoria della civiltà, perché non solo determina l'obbligo della detenzione del defibrillatore negli impianti sportivi, ma anche perché punta molto sulla prevenzione primaria dell'arresto cardiaco, delle problematiche di natura cardiovascolare che possono verificarsi in corso di attività sportiva. Nonostante l'Italia sia tra i paesi all'avanguardia, pur con tante criticità sul versante della lotta all'arresto cardiaco, alla morte improvvisa, queste situazioni sono ancora avvenute e corrono il rischio di avvenire. Questo decreto sicuramente aiuta a vivere uno sport più consapevole. Secondo lei, adesso verrà inaugurato questo stadio Giorgio Castelli, voi avete consegnato tanti defibrillatori, secondo lei il defibrillatore quel giorno di fine febbraio avrebbe potuto salvare Giorgio? Questo nessuno lo può dire, ma sicuramente avrebbe avuto una chance in più di poter sopravvivere. Non lo so, perché ovviamente sono situazioni estreme, però ci sarebbe stata un'opportunità in più, quello sì, quello sicuro. Senti, lui è morto su questo campo qui, che è l'ex Real Tor Sapienza, e oggi intitolano questo campo a Giorgio Castelli. Però qua era tutto completamente diverso. Ma oggi non c'entra niente il campo, una volta era terra, cioè quando pioveva era veramente una cosa allucinante, però era bello quando pioveva, perché ovviamente fai una scivolata, diventi marrone, è una figata. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi
un'altra diavoleria. Eh già, sembrava la fine del mondo, ma solo qua. E non c'è niente che non va, non c'è niente da cambiare. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va, al diavolo non si vende, si regala. Con l'anima che si pende, metà e metà, con l'aria, col sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio, l'amore, in quattro parole. Io sono ancora qua. Io sono ancora qua. Il campo sportivo che il 24 febbraio 2006 fu spettatore della morte di Giorgio, oggi, con la benedizione di Dio e l'impegno di tutti coloro che sono scesi in campo per far vincere la partita della vita, diventa un luogo sicuro per tutti i giovani sportivi che lo frequenteranno. E adesso diamo la benedizione. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera perché questi spazi destinati ad attività ricreative accrescano il vigore delle membra e favoriscano la serenità dell'anima. Per Cristo nostro Signore. Amen. Raggiungesse Gianni Rivera, presidente del settore giovanile scolastico della FIGC. Grazie all'Associazione Castelli perché ha dato una spinta verso un vero protagonismo della sicurezza e questo credo che vada premiato. Il nome poi di Giorgio è un nome particolare. Purtroppo spesso bisogna aspettare che succeda la cosa peggiore nella vita perché ci si dedichi a occuparsi anche di quelli che non hanno avuto quella disgrazia. Però purtroppo la vita è fatta di queste cose e l'importante è saperne approfittare nel modo giusto e credo che la famiglia Castelli lo abbia fatto, come tante altre famiglie si sono dedicati dopo una disgrazia familiare così grave a lavorare nell'interesse della comunità. Stamattina mentre tornavo in treno da Modena ho scritto queste parole, volevo dirle a braccio però pensavo di non potercela fare per l'emozione, un'emozione importante, quindi ve le leggo. In questo impianto sportivo, dopo la tragica scomparsa di Giorgio avvenuta nel febbraio 2006, ha preso forma e consistenza un progetto di vita e di speranza. Diffondere la cultura dell'emergenza e del primo soccorso in ambito sportivo. In tale percorso abbiamo avuto compagni di viaggio eccezionali, la famiglia Prosperi
Greco, che ha messo a disposizione la struttura, i volontari e gli amici che ci hanno sempre affiancato e sono qui ancora oggi con noi. Oggi vogliamo ribadire il nostro impegno in questo senso, andare avanti e contribuire a costruire insieme uno sport che sia il migliore possibile. Il recente decreto legge del ministro Balduzzi, ormai in dirittura finale, farà dello sport un laboratorio dove sperimentare l'applicazione della cultura dell'emergenza e del primo soccorso. Ancora una volta, come già successo nella storia dell'uomo, lo sport farà da apripista, consentendo l'estensione successiva di questa cultura di vita anche ad altri settori del nostro vivere sociale. Se questo si verificherà, e noi lo auspichiamo, avremo tutti contribuito, Giorgio in primis, ad una grande vittoria di civiltà. Un grazie di cuore a tutti quanti. Grazie di cuore ad Enzo Castelli. Without you.